Buongiorno, in apertura la cronaca. Sono in corso le indagini della Questura per una rapina a mano armata che sarebbe avvenuta al distributore di benzina petrol nella frazione di San Macario in Piano, sulla via Sarzanese. Stando al racconto della titolare, una cittadina russa di 38 anni, da tempo residente nella frazione, due giovani, volto coperto da casco integrale e passamontagna, l'avrebbero borseggiata di circa 800 euro per poi fuggire a bordo di una moto da cross azzurra. I due avrebbero minacciato la donna con una pistola, forse giocattolo. I carabinieri denunciano invece per insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita tre donne, 76, 50 e 47 anni, titolari di un panificio a Lucca. Le donne si sarebbero infatti intascate le 1.700 euro che l'INPS avrebbe consegnato loro per la maternità di una dipendente. Non avrebbero poi pagato la dipendente per un anno a partire da agosto 2011 e non l'avrebbero versato il TFR. I carabinieri di Lammari hanno poi rintracciato un uomo, Zambito Roberto, che, arrestato per furto aggravato, doveva ancora scontare un anno, 9 mesi e 27 giorni di carcere. Nato a Monza nel 78, viveva nella Piana, dove si era fatto un curriculum in furti nei cimiteri. E parliamo adesso di disagi e regolamentazioni per la categoria dei venditori ambulanti. Angelo Paoli, vicepresidente del sindacato FIVA Confcommercio, ha spiegato alle nostre telecamere le problematiche percepite dal settore. Vediamo. Come va la situazione? Beh, la situazione, diciamo, è abbastanza critica, perché chiaramente le vendite sono sempre più ridotte. Un po' anche il tempo ci si mette, perché negli ultimi 4 mesi praticamente non abbiamo avuto 2 giorni a filo di sole. Oggi è la prima giornata bella di sole, infatti si vede che un po' di gente c'è, mentre, diciamo, nelle ultime settimane veramente al mercato non abbiamo visto persone, perché col tempo brutto, il freddo non consente chiaramente neanche l'inizio della nuova stagione, e quindi gli oggetti magari relativi alla stagione vecchia non ne comprano, per quella nuova non ne comprano, e quindi c'è uno stallo che a questo punto si protrae già da diversi mesi. Lei mi sembra che appartenga all'ASCOM Confcommercio. Avete fatto una riunione, no, a Firenze in questi giorni? Sì, sì, c'è stata a livello, diciamo, toscano una conferenza a Firenze, è organizzata dalla FIVA Confcommercio, diciamo che è la federazione degli ambulanti, che riunisce gli ambulanti, in particolare tutti gli ambulanti della Toscana. C'è stata una riunione organizzata da noi e ha coinvolto anche i comuni di tutta la Toscana, molti, c'erano presenti più di 140 comuni della Toscana, perché a proposito della regolamentazione della Bolkestein è stato possibile, diciamo, ottenere una regolamentazione prima in sede nazionale con la conferenza Stato-Regioni, poi a livello anche proprio delle singole regioni e poi successivamente a Firenze anche a livello proprio di tutta la regione. Cosa dice questa nuova regolamentazione? Sì, ecco, questa nuova regolamentazione diciamo, consentirà di qui in avanti di fare la domanda sì per avere, diciamo, l'assegnazione dei nuovi posteggi, come del resto è sempre stata fatta, con la differenza che prima era, diciamo, un rinnovo era automatico, adesso il rinnovo non è automatico, c'è stata una proroga fino al 2017, fino al 2017 sarà possibile, diciamo, ancora continuare con la vecchia regolamentazione. Dal 2017, ecco, dovremmo rifare sì la domanda per l'assegnazione dei posteggi, però questi posteggi verranno probabilmente assegnati sulla base di un nuovo regolamento che prevede un punteggio che viene dato massimo in base all'anzianità di servizio, e oltre all'anzianità di servizio sul singolo posteggio anche in base all'anzianità della licenza. A livello locale quali sono i problemi degli ambulanti più grossi in questi mercati? A livello locale, diciamo, in linea di massima c'è abbastanza attenzione da parte anche dei comuni in questo momento. Devo essere sincero, anche a Capannori in particolare siamo soddisfatti del tipo di rapporto che siamo riusciti a ottenere con le, diciamo, con i comuni, con le amministrazioni. Una mano ce la danno, non è che non ce la danno, però è anche vero che è un momento di crisi, quindi non c'è circolazione di moneta, e se non c'è circolazione di moneta poi alla fine non si vende, se non si vende non si compra e quindi si blocca il sistema. Questo è un dato di fatto.
Per la pagina politica, Pietro Fazzi procede a ruota libera. Ormai l'ex sindaco, oggi consigliere comunale a Lucca per Liberi e Responsabili, interviene su ogni problematica della città capoluogo, che sicuramente conosce come pochi altri. Oggi è la volta di Lucca Comics e Games, con un'interrogazione nella quale afferma testualmente che dopo le numerose sterili polemiche che sono seguite alla manifestazione del 2012, appare inderogabile consentire la più ampia e condivisa valutazione del rapporto costi-benefici degli impegni relativi all'organizzazione. A tal fine, in attesa di un esame attento del conto consuntivo, si chiede di essere informati sul grado di autonomia finanziaria della manifestazione ed in particolare a quanto ammontano le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti, abbonamenti e altri titoli di accesso emessi dietro pagamento da parte dei visitatori, così come risultano dai borderò ufficiali presentati agli uffici SIAE. Quanti e quali sono i titoli gratuiti di accesso? A quanto ammontano le entrate derivanti dal noleggio di spazi espositivi a vari operatori, inclusi quelli che forniscono servizi di ristorazione, bar o altro? A quanto ammontano le entrate per sponsorizzazioni e spazi pubblicitari, sia che per questi sia corrisposto un prezzo o sia corrisposto uno scambio tramite servizi, sconti o altro? A quanto ammontano infine, si chiede Fazzi, i contributi di enti pubblici o privati, amministrazioni o aziende. E cambiamo registro, torna la musica e arriva la poesia al Camelieto nell'ultimo fine settimana della mostra delle antiche camelle della Lucchesia, che sabato e domenica si svolgerà a Sant'Andrea e Pieve di Compito. Il laboratorio musicale La Rondine, domenica alle 15, eseguirà performance musicali e letture nella splendida cornice del Camelieto, in collaborazione con la libreria Fuori Porta Lucca. Sempre domenica sarà poi la volta della delegazione del Festival Europeo della Gioventù, con danza e musica tradizionale ungherese. Spazio anche alla poesia, sabato alle 15, con tentativo di poesia nel Camelieto, un'idea di Annarita Zacchi e Leonardo Gandhi. In programma poi degustazioni di tè a Villa Orsi e mostre di pittura e fotografia. Ed è stato annullato l'incontro più lento, più profondo, più dolce previsto per stasera alle ore 21 ad Artemisia Tassignano, nell'ambito della seconda edizione della Festa del Camminare. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.